troviamo in via Emilia Romagna a Genzano. Alle nostre spalle gli operai del comune con adeguate attrezzature e macchine stanno preparando per il trasferimento di una quercia in un'altra zona di Genzano. Abbiamo qui l'assessore Lattanzi, assessore all'agricoltura del comune di Genzano, al quale chiediamo il perché di questo intervento così consistente e anche oneroso dal punto di vista economico. Questo spostamento di questa pianta fa parte di un programma che il comune di Genzano di Roma porta avanti già da qualche anno. Questo è il segno di un impegno che l'amministrazione comunale di Genzano ha per il verde, per il verde a Genzano è, insieme ad altre cose, è un programma preeminente. Infatti da qualche anno a questa parte, negli anni a venire, pianteranno centinaia, forse migliaia di piante. Questo trapianto di questa quercia è una quercia che ha oltre 120 anni. In questa zona doveva nascere una strada. Abbiamo deciso, insieme ad altri colleghi della giunta, di portarla in un'altra parte di Genzano. L'impegno certo sarà oneroso, però davanti a 120 anni io credo che non ci siano cifre che possano pagare. Ma questa quercia dove verrà collocata? Questa quercia verrà collocata in un nuovo attrito che stiamo costruendo vicino alla scuola media Garibaldi che confina con la nuova costruenda strada di piano regolatore. È una zona che verrà attrezzata a verde, con ampio parcheggio. Sulla strada verranno impiantate 300 platani, 500 oleandri e crediamo che questa pianta vada a completare tutta quella zona che è la zona di 167A. Con questo intervento abbiamo finito di attrezzare urbanamente la zona. Ecco, mancava quel parcheggio e alcune altre piante che verranno installate fra pochi giorni. Abbiamo anche sentito parlare di orto botanico, e ci vuoi spiegare che cosa è l'orto botanico? L'orto botanico fa parte di quel programma sul verde che dicevo poc'anzi. Abbiamo un giardino che era qualche anno che doveva essere attrezzato per vicende non riguardanti l'amministrazione comunale. Adesso abbiamo deciso di fare l'orto botanico, vuol dire questo, che verranno rimpiantate piante originarie del luogo intendo non Genzano ma del cratere laziale, in particolar modo del cratere del lago di Nevi, molte delle quali sono in via di estinzione. Allora vogliamo rimpiantare queste piante per lasciare intanto queste piante in via di estinzione e lasceremo ai nostri figli, ai cittadini tutti, e questo orto botanico servirà anche da per insegnare ai bambini, alle scolaresche, ad amare il verde e la natura in genere. Naturalmente trasferire una pianta di 120 anni credo che non sia una cosa molto facile. L'impegno che viene proposto, lo vediamo, è un impegno di grosse dimensioni. Ma è garantito che la pianta dove verrà trasferita attecchirà? Quali tecnica fai? La tecnica è la tecnica usuale che si fa per i trapianti, generalmente delle piante in genere. Però siccome questa, dicevo prima, è una pianta che ha oltre 120 anni e sono state prese delle precauzioni maggiori, abbiamo zollato questa pianta con una zolla che sarà, crediamo, circa 200 quintali. È un'operazione che credo unica in Italia, perché una pianta di 120 anni difficilmente si trapianta. Le possibilità di attecchimento sono tantissime, diciamo che sono 90-95%, non voglio dire il 100%,
perché il 5% permette di stare nei margini di sicurezza. Però tutta questa operazione l'ha diretta il capo del servizio giardini del comune di Genzano e potremmo chiederlo a lui. Beh. Abbiamo qui il capo dei servizi giardini del comune di Genzano, il signor Vocale Leonardo, al quale chiediamo la tecnica che è stata usata per diciamo l'impianto di questa quercia. Dunque la tecnica è questa. Questo era un grande albero di cerqua della qualità Roverella. Sarebbe la cerqua che nasce qui da noi spontanea in queste zone di Genzano, dei castelli romani, la Roverella è per tutto, anche nei fossi, dove sia. Dunque questa pianta, dato che l'occasione ci doveva venire, qui ci doveva venire una strada, questa pianta era in preda di tutte le erbe parassite come rovi e generi di queste piante. Abbiamo usato la tecnica, come la domanda è questa. Diramato tutti i rami possibilmente dopo tolto tutte queste erbe infestanti, diramato un due terzi di tutta la parte aerea di questa quercia in questione, levato tutte queste, fatto un bel ripasso di taglio fino, naturalmente fino si intende, e poi si è incominciato per dire quello che è chiamato l'intollamento. L'intollamento determina di far passare, per dire, in una raggiera degli operai specializzati che per mezzo di una vanga chiamata palotto e altro, questi
hanno tagliato tutta una circonferenza di raggio di circa un metro, questa pianta si sono sprofonditi in profondità bassa di 1,80 m, 1,70 m, e coloro che hanno fatto questo fosso sempre tagliando bene, con un taglio, come ripeto, molto affilato e tagli bislunghi, due parti e mezzo di diametro, hanno fatto un lavoro, chiamiamolo, tecnico. Dopo di questo, per la conservazione di questa grande zolla, di questa quercia, con questa grande zolla che ben poche se ne vedono, neanche a Pistoia, è un lavoro un po' difficoltoso, naturalmente, che richiede molta capacità, innanzitutto mezzi meccanici e più che altro questa capacità tutta messa insieme, una buona fortuna. La buona fortuna consiste naturalmente che questa zolla deve venire, perlomeno di tre terzi deve venire perlomeno un terzo dell'apparato radicale. Ma in questo proposito, questa pianta già per lo sbanco, come si vede, non so se è inquadrata, come si vede, già ha avuto precedentemente un taglio per questa strada di una parte delle radici e già ha consentito una garanzia di questa pianta, è come fosse un pre-incasso. Dal lato per il piazzale, dall'altro lato dove si accede a una strada, naturalmente questa pianta ha già avuto un pre-incasso. Ora noi l'abbiamo incatenata con rete. Per la messa a dimora di questa pianta richiede che col braccio stesso che ad ora l'ha imbragata, noi diciamo quella parola imbragata, l'ha fermata e la tiene, il braccio stesso la stacca da sotto, dove altra rete si cerca di chiudere tutta la superficie inferiore che è rimasta tuttora scoperta, e poi si porta in un grande carrello. Dopo questo grande carrello naturalmente vi è portata a dimora, dove già una grande buca è pronta per questa pianta. E non bisogna dare, perlomeno aspettare un po' di tempo, subito concimazioni che potrebbero determinare. La cosa più essenziale che le radici rimarginino, questo è chiaro. Allora non bisogna accedere con molta acqua, perché la cicatrizzazione e l'emarginazione per far nascere le nuove radici chiamate cuffie, questa è la cosa più determinante per l'attecchimento di una pianta. Allora occorre per ora dare soltanto terra e farla aspettare qualche poco di tempo, ma terra che sia buona, a contatto con le radici, che non sia né sassosa e né terra che sia, per dire, sterile, terra buona, sostanziosa, terra per dire di superficie, che non sia di profondità, che sia troppo fredda, una buona terra di superficie. E poi, quando sarà il momento che veramente noi vediamo che ha bisogno di innaffiamento, allora si fa una grande funella e ci si porta acqua che non sia né gelata né contemporaneamente acqua che non sia che possa danneggiare la pianta. Allora